fate le foto a questi pericolosissimi futuri indipendentisti, a questi pericolosissimi figli di federalisti, di autonomisti. Siamo qua a chiedere la libertà di pensiero e di parola per loro, soprattutto per le loro mamme, per i loro papà, per i loro nonni. La libertà non si processa, la libertà non si mette in galera, da nord a sud. Viva la libertà di pensiero, viva la libertà di parola, viva i nostri bimbi, viva le mamme, viva i papà, e viva chi ha il coraggio di manifestare per le proprie idee. Liberi subito per loro, liberi subito per loro. Ci tenevo a far vedere a voi e soprattutto ai giornalisti, alla gente che ci guarda da casa, che cosa significa mettere in galera 24 mamme e 24 papà. E quindi io vorrei che tutti voi e che chi è a casa guardasse in faccia Francesca ed Eleonora. Venite, venite. Perché il papà di Francesca e di Eleonora è in galera. Perché il papà di Francesca e di Eleonora è in galera e non è un mafioso, non è un assassino, non è un pedofilo, non è uno stupratore, ma è un indipendentista. E quindi spero che il papà le possa vedere, le possa sentire, le possa riabbracciare presto, perché sono altre le persone che devono finire in galera. Quindi grazie ragazze, tener duro, e grazie al papà che ha le palle. E adesso cominciamo con la manifestazione, però ci tenevo che guardaste chi sono i figli dei terroristi per lo Stato italiano. Queste sono le figlie di un terrorista. Il mio applauso e il mio abbraccio a loro e al papà. C'è un'altra figlia che stasera torna a casa e non ha il papà in casa, Valentina, quindi mandiamo un saluto a Corrado, ospite delle patrie galere in quel di Brescia, perché è pericoloso autonomista o indipendentista, e mandiamo un saluto anche a tutti gli altri familiari di questi detenuti. Visto che Renzi twitta, vediamo se domani mattina twitta liberi subito, tempestate con il tweet liberi subito il simpatico pacioccone fiorentino, il chiacchierone che parla della libertà degli altri senza fare assolutamente un accidente. Quindi nel nome di Valentina statele vicino, ti staremo vicino fino a che non torneranno a casa quei papà e quelle mamme. Informazione di servizio, visto che siamo qua a manifestare per la libertà di pensiero, di parola, di opinione di tutti, ma proprio di tutti, mi dicono che ci sono in giro alcuni di quei balordi dei centri sociali che invece la libertà di pensiero e di parola non sanno che cosa sia. Quindi A, non cedere alle provocazioni; B, siccome siamo gente pacifica, quando andate in giro, tornate alle macchine, tornate ai pullman, occhio, occhi aperti, pacifici sì ma fessi no. E quindi siccome è gente che la democrazia non sa che cosa significhi, mi spiace, perché potrebbero venire anche loro in questa piazza a parlare di indipendenza. Mi piacerebbe che tutti parlassero di indipendenza. Tre ragionamenti, perché siamo qua non a fare campagna elettorale, ma siamo qua a pretendere il liberi subito. E in ogni appuntamento televisivo, da domani ai prossimi giorni, qualunque sia la domanda sul Senato, sulla legge elettorale, sulla riforma delle province, su che cosa ha fatto o detto Renzi, io mi invito e vi invito domani sui posti di lavoro, in fabbrica, in negozio, in università, a parlare, liberi subito. Esercitiamo l'arma più importante che le dittature hanno sempre temuto, che è il pensiero, che è il cervello, che è la parola, che sono le idee. Quindi pacificamente liberi. Chiedete a ogni persona che incontrate domani: è giusto che ci siano 24 uomini e donne in carcere perché avevano una ruspa e parlavano di indipendenza? Non è giusto. E questo è un discorso che vale per tutta Italia, da nord a sud. Tutta l'Italia che si è rotta le scatole delle mediazioni, il Veneto in primis, la Lombardia in primis, ma se c'è voglia di indipendenza anche in Sardegna, anche in Salento, sulla testa a tutti gli indipendentisti, tutti gli autonomisti che non vogliono più passare da Roma e da Bruxelles. Da Roma e da Bruxelles.
e vogliono gestire casa loro con la loro lingua. George Orwell diceva che le grandi dittature prima dell'economia vogliono controllare i pensieri e le emozioni e stanno cercando di controllare i pensieri e le emozioni. Va bene, vogliono l'indipendenza, arrestateli, andate a prendere i 100 là in fondo che vogliono l'indipendenza. Fatemi dire che a me spiace di cuore per come alcuni magistrati e per come lo Stato male utilizza i poliziotti e i carabinieri, che vorrebbero andare ad arrestare i delinquenti veri e devono andare invece a rompere le palle alle 4 della mattina a gente che lavora e che non ha fatto niente. Che lasciano i poliziotti e i carabinieri andare ad arrestare i mafiosi e non rompano le palle in Veneto e in Lombardia, perché sono pagati e vogliono fare altro quei ragazzi. Però lo mettiamo nel conto che faremo pagare a qualcuno, perché alla fine il conto lo presentiamo. Noi proporrò ai gruppi parlamentari della Lega, visto che Renzi vuole modificare la Costituzione, di proporre un altro articolo in Costituzione che fu bocciato dai costituenti 70 anni fa perché avevano paura del popolo, i democristiani e i comunisti. Era l'articolo 3 della Costituzione e io proporrò che la Lega presenti sia alla Camera che al Senato la reintroduzione di questo articolo 3, che era stato presentato da un pericoloso terrorista che era Dossetti, che parlava di diritto di resistenza. E noi andiamo a sfidare Renzi e Berlusconi sul fatto che abbiano la forza di mettere in Costituzione la parola al popolo. Cosa diceva questo articolo 3? L'articolo 3 erano due righe, non 20, ma due righe. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri contrari ai diritti garantiti dalla Costituzione non solo è un diritto, ma è un dovere di ogni cittadino. Il diritto di resistere alle leggi ingiuste è un diritto e un dovere di ogni cittadino. E vediamo Renzi e Berlusconi se diranno sì o no al diritto di resistenza di ogni singolo cittadino, pacificamente. Faccio un esempio, articolo 117 della Costituzione. Lo Stato ha competenza esclusiva sulla protezione dei confini nazionali. Vi risulta che qualcuno stia proteggendo i confini nazionali? No. E allora è uno Stato fallito che deve fare le valigie, deve chiamare i 100 prefetti italiani che si dimenticano le bandiere e deve mandarli a lavorare, deve mandarli a casa. Raccogliamo 500.000 firme per cancellare le prefetture e mandiamo a lavorare un po' di gente. E i confini li difendiamo noi. Poi qual è il confine della nazione? Lo decidono i cittadini, lo decidono i popoli, però li difendiamo noi. E le navi della Marina Militare vanno usate per respingere e riportarli a casa, non per andarli a prendere in mezzo al mare. E quindi lo Stato non ha capito qual è il dovere di difesa dei confini nazionali. Non entro in altri temi e mi prendo questo impegno. Allora facciamo che se vogliono proprio essere arrestati, non hanno capito. Riteniamoci tutti impegnati, guardate negli occhi chi avete di fianco, prendete per mano chi avete di fianco, riteniamoci tutti impegnati, se verrà toccato qualcun altro è come se fossimo toccati tutti. Se non libereranno subito queste 24 persone, andiamo noi in quelle galere e vogliamo noi entrare in quelle galere, fino a che quelle 24 persone non torneranno a casa dai figli, dalle mogli, dai mariti, dai parenti, a lavorare. Chi restituisce il lavoro, questi giorni di lavoro, a queste 24 persone? Noi non diamo ultimatum, ma diciamo che o tornano a casa entro questa settimana oppure ci ritroviamo non in piazza,
ma davanti a tutte quelle carceri che lo Stato italiano spalanca, le cui porte lo Stato italiano spalanca per i pedofili, gli stupratori e gli assassini, perché al posto dei pedofili ci vanno gli indipendentisti. Dentro i pedofili e fuori gli indipendentisti, uno Stato serio si comporta in questa maniera. Però ritenetevi pronti, il 25 aprile è la festa della liberazione e quindi il 25 aprile noi festeggeremo la liberazione, però a San Marco penso che sia la festa di San Marco e quindi il 25 aprile vedremo di essere in ogni piazza, di ogni comune, di ogni valle, di ogni comunità del Veneto, perché è inutile ricordare quello che accadde 70 anni fa se poi imprigioniamo le idee nel 2014. Quindi è giusto ricordarsi la storia, ma noi siamo qua per guardare avanti, per quei ragazzi, per quelle ragazze, per quei bimbi che avete visto qua prima, pacificamente. Forse questi arresti li hanno fatti per far saltare i nervi a qualcuno, pacificamente, col sorriso, orgogliosamente, ognuno orgoglioso della sua lingua, del suo lavoro, della sua famiglia, della sua comunità. Forse questa è l'occasione giusta, ci hanno fatto un regalo con queste 24 vigliaccate, però di ricordarci che noi siamo comunità, che non ci sono gli orticelli, non ci sono i simboli, non ci sono le sigle, non ci sono gli indipendentisti 1, 2, 3, 4, 5, prima la nostra terra. E quando parlo di nostra terra parlo del Veneto, che è come se fosse casa mia, parlo di Milano, parlo del Piemonte, parlo della Liguria, parlo dell'Emilia e parlo anche delle tantissime brave persone che sono tenute ostaggio nelle regioni del sud da gente che vuole solo il loro voto e si compra da 70 anni il loro voto con le false pensioni, con i falsi forestali, con i falsi invalidi. Vediamo se sarà la Lega a liberare tutte le persone di buona volontà ovunque abitino. Questa è la scommessa. Mi piacerebbe che ciascuno di voi fosse al mio posto per guardare lo spettacolo che siete. L'ultimo applauso fatelo arrivare in queste galere dove probabilmente in quest'ora stanno mangiando qualcosa, perché poi si va a letto magari insieme allo spacciatore marocchino. Facciamo arrivare in galera l'applauso a chi aspetta di tornare a essere uomo o donna liberi, e torneranno a essere velocemente uomini e donne libere. Questo è l'impegno che dobbiamo prenderci tutti quanti. Viva il Veneto, viva la Lombardia, viva il Piemonte, viva tutti i popoli in tutta Europa, in tutto il mondo, che non hanno paura, e affanculo quegli stati che usano le forze dell'ordine non per catturare i mafiosi, ma per mettere in galera la gente per bene. Noi non ci arrendiamo, liberi subito, viva la Lega, viva San Marco e grazie a tutti voi.